E con il vai della nostra Isabella, al di là della telecamera, partiamo la nostra intervista. Siamo al Salotto di Pulcinella in via Urbana, centro di Roma, proprio pieno di turisti, una cosa incredibile. Però abbiamo accanto a noi un amico, un attore, uno showman, one man show, insomma. Mi dovete sopportare questa verità. Raffaele De Bartolomei, che io saluto subito. Ciao Sandro, grazie, sono un po' ingombrante perché tutte queste figure che poi insomma si celano in me, e grazie come sempre, manca veramente pochissimo perché da qui a poco partirà quest'altra bellissima serata, come sta accadendo già da tante settimane qui in questo luogo magico, fantastico, che ha una storia importante, dove tanti personaggi nazionali negli anni si sono esibiti, ma questo poi ce lo racconterà meglio il meraviglioso padrone di casa. E allora siete contenti di stare questa sera al Salotto di Pulcinella? Sì! Non finiscono mai questi papà, è tutto una sport, tutta la pasticceria, la bella Napoli proprio, che ha fatto ingresso nel salotto, tutti i papà che avevamo sulla piazza di Roma. Vincenzo De Vivo. Ah, Vincenzo, eccoci qui, finalmente siamo arrivati con i nostri microfoni e con le nostre telecamere di Radio Palcoscenico a trovarvi, perché veramente volevamo farlo da tantissimo. Grazie. Sta terminando anche la stagione, ma questo è un preludio poi alla prossima, che sarà sicuramente il ritorno al 100%. Domani è l'ultima serata e finalmente ci riposiamo. Oh. Possiamo incominciare a pensare per la stagione prossima. Tutti i nuovi spettacoli che andremo a fare, quindi ci sarà il tempo di poter meditare e riposarsi finalmente. Comunque la stagione prossima si annuncia con degli spettacoli nuovi e soprattutto con Caro Sognando, una canzone, una risata e tanti altri spettacoli che andremo a fare. Diciamo che qui c'è comunque la degustazione anche di una bella cena con spettacolo. Sì, praticamente il salotto, oltre a fare spettacoli, dà anche una degustazione tipica napoletana, che potrebbe essere pasta e fagioli con le cozze, oppure pasta e patate con la provola. Sto per svenire. Il cuoppo glielo facciamo vedere, se qualcuno ci porta un cuoppo. Due cuoppi sono già qua, un cuoppo della serata. Ce la porti un cuoppo, così glielo facciamo vedere. Il cuoppo con dentro degli sfizi, un vino di Gragnano che può essere rosso, bianco, bello frizzantino, con la spumetta rossa sopra. E poi un babà, una sfogliatella, che dipende dal periodo. Oh, ragazzo, eccolo, è proprio tutto in una mano, tutto in italico, tutto in una mano, così possiamo bere, gustare, qui i fritti che ci mettiamo, il calzoncino, la mozzarella. Mozzarella, già l'acquolina in bocca sta arrivando. Il panino napoletano, la pizza rossa, grazie. Bene, avete visto cosa succederà qua, e noi siamo venuti a provare, in maniera che poi anche voi, cari amici lettori e ascoltatori e video amatori, ci venite a trovare. Allora, abbiamo un altro personaggio, un amico, compagno di mille avventure per Francesco Galeri, quindi musicista, attore, cabarettista, e stasera faremo un po' di casino insieme qui in questo posto meraviglioso. Per Francesco, allora, che succederà qui? Scoppi, belle cose. Scoppi spero di no, perché scoppi già ce ne mo troppi. Speriamo che finiscano. Però si ride gratuitamente, si ride dopo mangiato, durante il mangiare, prima di mangiare, si ride sempre. È un'indigestione con Raffaele De Bartolomeis, che ha detto che è tanti personaggi in uno, soprattutto se lo vedete di profilo, tutti i personaggi c'era lì. Con il grandissimo Enzo De Vivo, che io sono onorato di far parte di questo piccolo angolo di paradiso. Grazie. Che è il Salotto di Pulcinella, orgoglioso di stare con Raffaele e grandiosamente umile nel calpestare queste mattonelle. Con tua moglie come va? Sono stato fortunato, mia moglie è una donna proprio, ma
abbiamo spostato il palchetto perché questa sera ci sarà il Flamengo e quindi hanno bisogno di battere i tacchi, i piedi con i chiodi. Ecco, mi raccomando, bene che hai detto i tacchi, facciamo attenzione, facciamo attenzione perché sotto le scarpe ci sono i chiodi. Oddio, bene, è pericoloso per il pavimento, non per noi. Esatto. Bene, abbiamo terminato questa intervista, nel corso vedete anche degli spezzoni di spettacolo perché la cosa ci interessa molto. Io ringrazio tutti i nostri tre amici che saranno qui questa sera, ci accomoderemo al tavolino con la serie perché prima si mangia e poi si vede lo spettacolo. Sì. Certo, prima mettiamo a posto lo stomaco e poi pensiamo. Bene, bene. Grazie Sandro. Dal salotto di Pulcinella è tutto. Alla prossima. Ciao. Della feria la famiglia se viene Proseguiamo con le nostre interviste al salotto di Pulcinella, incontriamo un gruppo di flamenco perché, come ha anticipato Raffaele, questa sera ci sarà proprio un'esibizione di flamenco. Accanto a me, lei è un'attrice, la conosciamo anche come attrice, quindi, ma in questa sera è ballerina, quindi Antonella Arduini, che io saluto subito. Ciao Antonella, ben trovata. Ciao, grazie anche per me. Allora, ci incontriamo spesso, questa è la prima volta che ti incontro come danzatrice, insomma, sono molto contento. Da quant'è che fai flamenco, insomma? Allora, sono tanti anni, io ho cominciato allo IAS circa quasi 20 anni fa, poi ho sospeso per qualche anno e poi ho ripreso soprattutto con Lisa Flores e quindi da allora mi si è aperto un altro mondo rispetto al primo che avevo conosciuto del flamenco e quindi ecco adesso ci uniamo spesso per ballare insieme e lei ci ha insegnato tantissime cose e siamo contente di essere qui stasera in questo salotto un po' esclusivo e speriamo di fare un bellissimo spettacolo. Lisa Flores, coreografa, quindi sicuramente esperta di flamenco, insomma. Sì, sono un'insegnante di danza flamenca, ho vissuto tantissimi anni in Spagna, in Andalusia, all'interno di una comunità gitana, quindi sono entrata molto nel mondo flamenco andaluso gitano e ho preso un po' di tutto quello che potevo, se possiamo dire così, prendere e poi ho cominciato a insegnare flamenco e a ballarlo. Ho insegnato dal 2004, quindi fra un po' saranno quasi 20 anni, e loro sono le mie allieve, sicuramente fra le più brave e le più belle, e quindi diciamo che amo questa tipologia di approccio, cioè far sì che il flamenco diventi qualcosa anche di abbastanza raggiungibile da tutti, sia per chi lo guarda sia per chi lo pratica, perché siccome è un ballo molto particolare, legato appunto a una cultura, a tutto un passato molto, insomma, particolare, preciso, ed è tecnicamente abbastanza complesso, non è facilissimo poi poterlo ballare. Uno può studiare anni e poi non lo balla mai e allora diventa un po' frustrante. Invece io ho scelto questa strada di far partecipare il più possibile le mie allieve, ovviamente le più brave, le più preparate, e quindi quando mi esibisco spesso e volentieri loro sono con me e quindi è una possibilità sia per me di essere accompagnata sia per loro di fare qualche cosa di gratificante e anche molto bello, direi. Benissimo, Antonella, chi ci presenti le tue compagne di avventura di questa sera? Certo, allora Cristina Bombasaro. Allora io mi metto qui accanto, ciao Cristina. Ciao Sandro. Allora, per ballare il flamenco io so da ignorante, diciamo, che però ci vuole tanta passione. Ci vuole tantissima passione per la danza, ci vuole un impegno, studio, non è il flamenco, non è una danza che si può imparare facilmente, ma c'è bisogno veramente di tanto tanto amore, e io sono onorata, lusingata di far parte della scuola di Lisa Flores, che ho avuto l'onore di conoscere 6 anni fa, e me ne sono innamorata del flamenco e di Lisa, della sua capacità di insegnamento incredibile. Noi diciamo tra di noi che fa ballare anche sassi, lo vedrete stasera. Grazie. Beh, è una bella squadra, vedo. Allora io mi sposto ancora di qua. Beh, parlavamo di passione, parlavamo di amore.
Santina Petrosilli, sì. Eccola. Noi parlavamo di passione, di amore, ma ci vuole anche tanto allenamento, insomma, tante prove. Sì, tante prove, tanto allenamento, molta pazienza, molta forza di volontà e, diciamo, imparare a superare i propri limiti, anche fisici, anche di postura. È una gran fatica, però la soddisfazione che si prova è enorme quando poi ci si guarda, quando abbiamo anche un po' di gratificazione dalla maestra che ogni tanto ci dice brave bambine. Beh, io so che è contenta, dice, ecco, voi siete le più brave, quindi chiaramente è molto soddisfatta. È molto preoccupante maestra. Questa cosa, perché vuol dire ci investe di una grande responsabilità, poi facciamo i conti dopo con la maestra. No, ma sono sicuro. Allora, noi siamo al termine di questa intervista, vedrete anche in questa intervista dei pezzetti di esibizione, quindi di danza flamenca, e io vi ringrazio. Allora, ricordiamo i nomi: Antonella, Lisa Flores, Cristina Bombasaro, Santina Petrosilli. Ecco, l'ho quasi imparati al termine dell'intervista, non serve, però io vi ringrazio e vi saluto dal salotto di Pulcinella. Grazie. Ciao.